Ecco, non mi muoverei proprio da qua. Sono bellissimi. Volevo uscire anche con dei filati che avevo pensato di abbinare a questi bellissimi fiori di melo. Ma poi prendi la sciarpa, decidi se mettere il cappello. No, se metto il cappello non posso avere gli occhiali perché li schiaffo in testa, che poi mi cascano. E poi vesti menù, porta fuori menù, è bellissimo, guardate. E poi non sapete che mele profumate, croccanti, buonissime, maturano molto tardi, queste maturano a settembre-ottobre. Oh, è una delizia questo albero. C'è un freddo becco, ma tanto è, tanto tanto freddo, tanto tanto. Adelina, qui non volano le farfalline, non volano le fattine. Le farfalle, c'è un freddo, sta nelle tane. Dove si nascondono le farfalle? I pinguini, però, se vuoi te li saluto. Mamma mia, che freddo! Oh, Maria Vittoria! Ma guarda, tenetevela un po' la bora che voi ci siete abituati. Io ormai non sono più nordica, sono così sudica. Sudica, detto, sudica, non sudicia. Guardate, sono belli, eh? Sono proprio belli. Il cielo è così amarezzato. Un po' così sul marmo blu andante, non è un lapislazzulo. Come sono belli i lapislazzuli! Credo che sia una delle mie pietre dure preferite, il lapislazzulo, anche per il nome. Mi piace se rimango qua. Ecco, pensate un po' a dei bei progetti di questo, con dei bianchi così morbidi, con queste leggere sfumature rosa sui margini dei petali. Guardate come sono belli. Sono uscita senza guanti, il vento mi ha già gelato le orecchie, va tutta la mia vicina a farmi fare un secondo caffè. A più tardi, si sta caricando un videone di chiacchiere, ho aperto il baule, ma quando avrò caricato questo, quello sarà già presente. E quindi spero di farvi vedere il golfino di Camilla finito, spero di farvi vedere il quadrotto cominciato a crochet per la mia bambina. Ciao, a presto!